Ciao a tutti. Dato che mi sono presa una lunga pausa, come faccio sempre d'estate, ho deciso di tornare esaudendo un desiderio di tantissimi di voi che nel corso degli anni mi hanno chiesto più volte di fare la recensione del libro di Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili, che si suppone, cioè, cioè dice di essere un libro che parla di leopardi. Ora, siccome conosco l'autore e avevo più o meno insomma, sapevo un pochino di che tenore era il libro. Ho sempre posposto, come dire, la realizzazione di questa recensione, anche se io stessa volevo comunque farla perché sapevo che mi avrebbe fatto ridere, insomma, e perché poi i libri così vanno giustamente perculati. Devo dire però che in realtà io ho iniziato a leggere questo libro per fare la recensione, che era ancora freddo, non so se fosse marzo o aprile. E non sono riuscita a terminarlo, cioè ci ho messo davvero tutti questi mesi. Nel frattempo, ovviamente, leggevo altro, perché è veramente illeggibile. Cioè, è proprio un libro che non, se uno è abituato a leggere, ma non livelli alti, libri normali, questa cosa non si può leggere, ok? Quindi, però ce l'ho fatta, ok, ho fatto questo sforzo. Potevo anche non finirlo, perché poi alla fine uno può prendere anche pagine a caso e più o meno sarebbe sufficiente quello, però comunque ho voluto, perché bisogna sempre leggere tutto prima di poter criticare, ho voluto sottopormi a questa grande sofferenza, l'ho terminato e quindi oggi finalmente posso parlarvene. Dunque, questo libro, L'arte di essere fragile, appunto, si propone come un libro che parla di leopardi agli adolescenti. Infatti, quindi i due temi principali sono proprio Leopardi e l'adolescenza. L'idea dietro il libro sarebbe quella di raccontare Leopardi agli adolescenti per spiegare loro che Giacomo è stato uno di loro, proprio uguale un adolescente normalissimo, Giacomo Leopardi chiaramente, e che quindi insomma la lettura dei testi di Leopardi può insegnarti tante cose, la più importante delle quali è proprio l'arte di essere fragili. Allora, già il titolo avrebbe fatto girare il cazzo uno come Leopardi, che per tutta la vita non ha fatto altro che contrastare l'idea che lui era fragile e cazzi vari. Però vabbè. Questo è Alessandro D'Avenia, è un professore, ok, lui insegna a scuola, la cosa mi sembra abbastanza drammatica. Ovviamente il libro, tra l'altro, è lunghissimo, cioè, non so se sia veramente tanto, così tanto lungo solo perché non si riesce a leggerlo, ma vi assicuro che non finisce mai. Comunque, ho chiaramente sottolineato alcune parti che. Prima vi leggerò alcune frasi che vi danno solo il tenore dell'idea dello stile. Lo stile da scuola Holden, ovviamente, quello stile zuccheroso, insopportabile che sapete io proprio detesto. Poi vedremo proprio anche che immagini dipinge di Leopardi, perché poi la cosa triste ovviamente è questa, cioè Leopardi, ovviamente c'è tutto il preambolo per dire che Leopardi dicono che sia che fosse depresso, pessimista, ma non è vero, io vi mostrerò un Leopardi diverso e ci mostrano Leopardi che non è mai esistito, cioè uno che insomma sta lì a rotolarsi nello zucchero, nel caramello e a compiangersi da solo per le proprie miserie, c'è tutta la parte insomma di quel Leopardi forte, cazzuto, sarcastico, dissacrante, ovviamente non emerge anche perché questo è un libro molto, come dire, da catechismo, ma proprio tanto, cioè, infatti viene fatta in questo libro un'operazione di rilettura dei testi di Leopardi in chiave proprio catechistica che è, cioè, oscena, non si può veramente leggere. Allora, adesso vengono appunto le frasi che danno un'idea del tono del libro. E io quindi credo che chiunque di voi, sentendo queste frasi, dirà come cazzo hai fatto a continuare a leggerlo. Proprio frasi prese così, staccate l'una dall'altra. Si impiegano più muscoli del viso per essere tristi che per sorridere, lo dicono anche gli scienziati. Le cose dell'universo non sono tenute a essere belle, eppure lo sono. Ok, già solo, questa è la prima pagina, che già solo per queste due frasi il libro va preso e buttato nel cesso. E invece io l'ho letto, pensate un po'. Dove sono finite le passioni felici, profonde, durevoli? Tutto il libro è incentrato su questa cosa o tempora o mores, dove andremo a finire? Questi nostri adolescenti che sono così aridi, non è colpa loro, non è colpa loro perché lui ama gli adolescenti, ci sono delle parti bellissime dove poi ci arriveremo, dove il suo rapporto con i ragazzi chiaramente è meraviglioso, però comunque non è colpa loro, però in effetti questi adolescenti sono perché i tempi sono cambiati, no? Invece un tempo c'erano le passioni durevoli, la felicità profonda. Nessuno può varcare quella frontiera se non che il passaporto per il nostro cuore. Non vi so neanche dire di che frontiera parla, ma c'è cioè, l'immagine del passaporto per il nostro cuore, ok? Cioè, questo è un libro che secondo lui dovrebbe essere apprezzato dagli adolescenti. Io non so che adolescente abbia incontrato, però vabbè.
Allora, vi dicevo che c'è tutta una grande parte del libro dedicata al rapporto con i ragazzi. Allora, siccome lui è un professore, è ovviamente un professore meraviglioso, bravissimo, i cui alunni sono tutte persone fantastiche, incredibilmente intelligenti, però chiaramente turbolente, con delle passioni che non riescono a esprimere, no? I burricchi, quelli col coltello, quelli che danno fuoco ai banchi, lui non ce li ha, sicuramente insegnerà in scuole di un certo livello, ci mancherebbe altro. E allora racconta, e questa cosa a me fa veramente molto racconta aneddoti di situazioni in cui lui si è trovato in classe, no? E sono tutte inventate, cioè, ma proprio inventate, ma molto, raga, palesemente. La prima che racconta cioè, è stupenda. Allora, dice che va a fare un'ora di supplenza, di una sostituzione nella sua scuola, quindi con una classe non sua. Mi sono giocato quell'ora nell'unico modo che non mi risulta deprimente. Vediamo che cosa imparo da ragazzi che non conosco e forse non vedrò più. Ovviamente lui è quello che impara dai ragazzi, non è che insegna loro le cose. Ho deciso di farmi raccontare i loro momenti di rapimento nel corso degli ultimi anni. Rapimento, lui fa tutta una pappardella per dire che sono quei momenti, insomma, di estasi in cui percepisci il contatto con qualcosa di superiore o comunque sei particolarmente emozionato. I momenti in cui il richiamo, ovviamente, Anna, scusate, lo stile. Ora, voi ormai sapete dalle mie recensioni che tutti questi libri del cazzo sono scritti tutti nello stesso modo. Frasettina, punto, frasettina, punto. E infatti anche questo è così. Punto. I momenti in cui il richiamo del mondo reale li ha rapiti e riportati dentro loro stessi, facendoli esclamare: questa è casa, è così che vorrei abitare il mondo. Altra caratteristica, infatti, di questi libri della minchia è l'uso transitivo e metaforico del verbo abitare. Abitare il mondo, abitare la diversità, abitare la lingua, lo trovate, ecco, è proprio una spia di scrittura di merda questo uso del verbo abitare. Allora, comunque lui dice, immaginatevi la scena, c'è cioè, un professore, c'è cioè, classe, quindi con una sostituzione, ragazzi che non vedono l'ora di passare l'ora a non fare un cazzo, arriva sto professore mai visto che dice, ragazzi raccontatevi il vostro momento di rapimento quando avete deciso di abitare il mondo, ok, ecco. I ragazzi, che cosa gli racconta? Cioè, perché questa è la cosa più bella. Uno di loro mi ha parlato dello sci alpinismo, quindi una scuola di poveri, ovviamente, e del contatto con il silenzio della montagna. Un altro della sua passione per i componenti elettronici e dei circuiti che sta costruendo per la gestione intelligente della casa. Ma dove cazzo insegna? Una mi ha raccontato del deserto in Mauritania, rispetto a una scuola di proletari, evidentemente, dove ha passato le notti, ha percepito tutto il vuoto che c'è sotto le stelle, vabbè. Un'altra del suo sentirsi a casa quando si occupa di bambini, in che senso? Mentre un'altra ancora aveva cominciato a fare volontariato sulle ambulanze per il primo soccorso, perché mica è una scuola di stronzi questi che si fanno i cazzi loro. Un ragazzo mi ha parlato dei lençóis maranhenses, le lenzuola dell'area desertica di Maranhão in Brasile, perché poverini appunto si fanno viaggi molto burdi. Dice che insomma è un luogo appena uscito dalle mani di Dio, che non è un libro ateo, no? Vi dicevo, e anche i ragazzi naturalmente sono tutti cristiani. Mentre un altro mi ha spiegato che guardando i film dei grandi registi, pieno così di ragazzini che guardano film d'autore, si sente chiamato a creare immagini e storie altrettanto belle. Pensate un po', abbiamo il nuovo Fellini nelle classi dove va Alessandro Davene. I ragazzi cercano case ancorate alle stelle nel contatto con una natura che racconta all'infinito. È tutto così, capito? Fa molto ridere. Un'altra cosa bella poi è che un giorno a quell'età mi soffermai per caso su un canale che trasmetteva un film in cui un rapito Robin Williams nelle vesti di professore, in un attimo fuggente, il film più banale della storia, cioè che è proprio bellino, sì, quando hai 10 anni, però dai, nel senso. E invece naturalmente rappresenta perfettamente l'idea di insegnamento che ha Alessandro Davenia. Dopodiché, insomma, alla fine si rivolge a Leopardi, cioè spiega un pochino. In che modo Leopardi fungerà da tramite per parlare a questi ragazzi che fanno sci alpinismo e fanno le vacanze in Mauritania? Raccontaci come si lotta per essere felici quando tutto il mondo resiste e la corrente è contraria. Insegnaci, Giacomo, quest'arte di sperare. Giacomo Leopardi, ok? Insegna l'arte di sperare. Leopardi, il poeta dell'arido vero, il poeta che ti dice che la vita è una merda, che il mondo è vanità, che non c'è niente di non c'è niente nell'universo, ok. Questo, cioè, immaginatevi quanto quest'uomo ha capito di che cos'è Leopardi. Cioè, parliamo veramente di una cosa imbarazzante. Ma torniamo ancora, mi piace molto questa, i ragazzi, lui conosce, perché poi alla fine, scusatemi, salto un po' di palo in frasca, lo sapete, di Leopardi sto libro non ne parla, ma meno male, perché le volte che ne parla dice solo puttanate. Cioè, alla fine è tutto uno sproloquio di quest'uomo che ripete poi alla fine sempre le stesse cose.
su quanto è bello il mondo, l'universo, l'infinito, il contatto con Dio, non bisogna mai smettere di sperare, la fragilità è una cosa bella, è l'unico vero potere che abbiamo, cioè baci Perugina praticamente. Questi ragazzi, allora lui dice che parla sempre con i ragazzi perché ovviamente lui non è un professore come tutti gli altri, no? È uno che con i ragazzi ci parla e ha un grande rapporto. Che cosa mi chiedono i ragazzi? Perché lui permette loro di fargli domande. Come si fa a vivere? Come si fa a sognare? Certo, lo chiedono tutti. Come si fa ad amare? Non come si fa a trombare, questo non lo chiedo. Come si fa a trovare Dio? Tutti i ragazzi lo chiedono, guardate, credetemi. Come si fa a trovare la propria strada? Come si fa a non soccombere di fronte al dolore? Questo, ecco, questo è il livello. E ripeto, i ragazzi con cui lui ha a che fare sono tutti così. Non solo, ma tutti i ragazzi si confidano con lui. Cioè, praticamente ogni 3 pagine c'è lui che dice: un giorno ho ricevuto la lettera di una ragazza che aveva perso il padre, un'altra la lettera di un ragazzo a cui non permettevano di fare balletto perché volevano che giocasse a calcio. Insomma, tutti i ragazzi si confidano con lui e lui naturalmente, puntualmente, risolve loro tutti i loro problemi, anche quando sono di natura psicologica piuttosto forti, come questo che vi leggo giusto a titolo di esempio. Caro Giacomo, perché poi lui parla con Leopardi, no? Qualche mese fa ho ricevuto la lettera di una ragazza che mi confidava di non riuscire a smettere di tagliarsi le braccia. Poi la lettera, cioè non ho capito in che modo comunicano esattamente questi con i loro docenti. Comunque, lei racconta che cosa, quindi questa ragazza che praticava autolesionismo, quindi racconta che cosa lei sentiva, perché lo faceva. Le ho risposto di smetterla. Di pensare a me tutte le volte che voleva tagliarsi, ma probabilmente lo fa già, sei tu la causa, e di scrivermi, di ricordare che quel dolore aveva generato la sua lettera e che questo sarebbe potuto accadere di nuovo. Le ho suggerito di conoscere il mondo e il suo dolore con le parole, un cosmo di parole, anziché precipitare nel caos del sangue. Tu immaginatevi rispondere così a un adolescente che ti dice, cioè, non è che chiami la famiglia, mica uno psicologo, no. No, ma poi sono false, cioè, capito? Sono inventate, inventatissime queste storie, mi fa molto ridere. Le ho detto che tenevo a lei e al suo sangue, inquietante, e non volevo che neppure una goccia andasse sprecata, ma che venisse trasformata e impegnata per un'altra causa. Da quel giorno, ovviamente, cioè, allora, poi voglio giusto ricapitolare, ok? Problema psicologico di un adolescente che pratica autolesionismo. Insomma, cosa piuttosto pesante per la quale solitamente si coinvolgono diverse figure professionali. No, basta una lettera. Da quel giorno ha cominciato a migliorare, tramutando il sangue in parole, il dolore in lettere. Quindi, grazie a lui, questa tizia non solo ha smesso di tagliarsi, ma probabilmente è diventata anche il nuovo premio strega. Insomma, cioè, capite? Come cazzo pensi che noi possiamo credere a queste cazzate? Cioè, chi cazzo ci crede? E invece ci crede un sacco di gente perché questo è un libro che viene dato nelle scuole da leggere. E come, cioè, prima di affrontare Leopardi, in quarta o in quinta, spesso si dà questo libro. Okay. Poi, praticamente, ogni volta, dalle esperienze finte di lui come insegnante, insomma, che riceve lettere dai ragazzi e salva loro la vita, cioè, si aggancia a questa cosa per fare il paragone con Leopardi, no? Quindi dice, ragazzino X, non riusciva ad esprimere le sue emozioni, anche tu, Leopardi, non, Giacomo, perché sono grandi amici, non riuscivi, è sempre questo l'andazzo. Ripeto, poi c'è. Va bene voler, come dire, raccontare Leopardi come un giovane qualunque, solamente che non lo era, quindi a un certo punto la cosa diventa un pochino ridicola. Comunque, racconta di un'altra storia inventata di un ragazzo a cui lui ha salvato l'esistenza dopo che si è confidato. Anche tu, Giacomo, invocavi l'aiuto di qualcuno che sapesse accogliere quel tuo modo di essere e lo guidasse. Non è particolarmente vero, però che qualcuno che ti amasse così com'eri, le solite cazzate da film con Meg Ryan, non ti bastava una biblioteca per essere felice. Così come oggi non basta la rete, anche se sembra contenere il mondo intero, ve l'ho detto, il richiamino ai tempi moderni, così aridi, così è, c'è sempre. Per questo cercavi amori e amicizie, come fa ogni adolescente. Ma i primi, cioè quindi gli amori, furono solo sogni impossibili, quasi gesti muti lanciati a ragazze di famiglie che gravitavano attorno alla vostra, come Maria e Teresa, che sarebbero diventate la tua Nerina e la tua Silvia. Quindi qui abbiamo anche la bufala, no, di lui, di Leopardi innamorato di queste ragazze e quindi che per loro scrive le poesie. Ecco, quindi vediamo adesso, abbiamo già visto, cioè ci potevamo già fare un'idea di come avrebbe rappresentato Leopardi, perché l'arte di essere fragili, tutte queste manfrine sui ragazzi che si tagliano, ecco. Poi appunto innamorato di Silvia, Nerina e cazzi vari, vediamo poi adesso dice che lui si diverte a immaginare come
Dante ci guarderebbe uno per uno, senza dire niente, mettendoci tutti in imbarazzo con i suoi occhi abissali come l'aldilà. Dante che non dice niente, poi c'è... Ma quando mai? Ma che cazzo, vabbè. Petrarca comincerebbe a raccontare di sé, di ciò che gli sta a cuore in quel momento, quasi sottovoce, classico, Petrarca con la logorrea, incapace di non raccontarci i cazzi suoi, ce lo immaginiamo tutti. Tasso, che era naturalmente un nevrotico sfigato, a differenza di Leopardi, no, si torcerebbe le mani e aspetterebbe le nostre domande a cui forse nemmeno risponderebbe, cioè ne vogliamo stereotipi. E tu, Giacomo? Io, cioè, capite che non ce la fa. Tu apriresti la finestra, ovviamente, perché Leopardi era sempre affacciato al balcone. Guarderesti per qualche istante fuori, respirando a pieni polmoni, poi ti volteresti e ci inviteresti a fare lo stesso, per ricordarci che c'è un fuori, ed è fatto di cose come cielo, alberi, tetti, montagne, suoni, l'infinito che ribolle nei limiti. Cioè, praticamente Leopardi e Dodò è la cazzo di classe, l'albero azzurro. Cioè, cioè, ok, parliamo di Giacomo Leopardi, ma già è ridicolo l'esercizio di immaginarsi cosa farebbe un poeta se entrasse in una scolastica oggi. Cioè, ma poi secondo te Leopardi, mica la persona più saccente dell'universo, cioè che cazzo fa, si affaccia alla finestra per dire guardate fuori c'è il cielo, che bello, cioè Dio Cristo. Perché secondo lui la poesia di Leopardi è questo, capito? È guardare la natura e dire che la natura è bella, non solo, ma guardare la natura e trovare in essa un segno di Dio, perché arriva a dire anche questo. Altre frasi che fanno capire che lui non ha capito una mica dell'opera di Leopardi, vabbè, che Leopardi cercava costantemente la bellezza, deve aver frainteso quando Leopardi parla del culto del bello, che ovviamente in senso neoclassico non c'entra un cazzo con il misticismo, solo la bellezza crea speranza nel cuore e nella mente dell'uomo. Come possiamo coltivare l'immaginazione per conservare intatto l'incanto del paradiso perduto o promesso? Non c'entra niente con la poetica di Leopardi. Come hai fatto tu a mantenerla viva l'immaginazione per una vita intera, facendo scaturire da lì ogni verso che hai scritto? Lo spiega anche Leopardi, oltretutto, cioè c'è proprio una specie di guida, non si bandone, ma forse se l'è persa. Alla fine poi di ognuno dei capitoletti c'è una sorta di ringraziamento che lui fa a Leopardi, dove praticamente riassume quello che Leopardi gli ha insegnato, tutte cazzate che nell'opera di Leopardi non ci sono. Grazie per avermi ricordato che l'immaginazione non è cosa da poeti, ma da uomini che fanno di ogni azione poesia, cioè questa è la cosa più banale che voi possiate immaginare, oltretutto non corrisponde assolutamente alla mentalità di Leopardi, che era un grandissimo elitista, che semmai diceva che gli uomini adulti non c'erano più l'immaginazione, i poeti sono pochissimi e sono gli unici che ce l'hanno, per il resto altrimenti c'erano i bambini e gli ignoranti, quindi cioè, non è capito una minca. È poesia un amore fedele, è poesia un piatto gustoso, è poesia una spiegazione appassionante. A me questa storia che tutto è arte, tutto è poesia solamente se ti provoca emozioni, cioè dire che è una frase idiota che non direi neanche a un bambino di 5 anni, però questo in teoria è per i 16 anni, capito? E vi dicevo che c'è questa cosa del verbo abitare in senso metaforico, transitivo, ecco, c'è una pagina dove se ne abusa, ma poi cioè, lo mette dappertutto, capito? La cosa triste è che Davenia cerca di fare un'analisi dell'infinito. Lo fa anche di altre poesie, tra cui A se stesso, che è la mia preferita, non vi dico quanto ho sofferto a leggere, e La ginestra. Cioè, veramente delle banalizzazioni incredibili. L'infinito, poesia difficilissima, estremamente tecnica, complessa, con miliardi di livelli, ci sono stati scritti veramente volumi interi. Lui prende questo testo capitale, complesso, e lo racconta come se fosse una pagina di diario. Cioè, che poi quello che Leopardi... Ma io dico, ma poi avessimo... Cioè, mi stessi parlando di un poeta che non ha detto come voleva che venisse interpretata la sua opera. Cioè, che non ha parlato in modo esplicito. Ma minchia, ma Leopardi lo diceva. Non voglio che prendiate la mia vita e lo usiate per leggere la mia opera. Vabbè, comunque, si mette praticamente a interpretare la siepe, quindi l'ostacolo che genera poi la sensazione dell'infinito perché produce l'immaginazione, come il fatto che i limiti vanno superati, cioè, vabbè. E quindi qua dice abitare il limite. Cazzo, cioè, capito? Non vuol dire una sega. Valicarlo col... però è una parola bellina, no? Siccome non si usa, allora sembra poi... Tanto tutto è poesia, quindi. Valicarlo con la forza dell'immaginazione, lottare per un nuovo compimento. Ecco cosa mi ha insegnato. Non è vero, l'infinito non vuol dire quello, però vabbè. Racconta, poi cioè, spiega come, secondo lui, è costruito l'infinito. Allora, l'infinito è una poesia di 15 endecasillabi, quindi... È uno pseudo sonetto, ok? Nel senso che ha più o meno la struttura di un sonetto, cioè 14 versi in decasillabi, solamente che poi ne ha uno in più. Oltre a questo non è diviso in strofe.
Non è il primo leopardi a scrivere forme poetiche di questo tipo, non è che abbia questo grande significato. No, lui ci mette il significato simbolico. Ti diverti a mettere ragione e cuore al centro del sonetto, che non è un sonetto, il pensiero al verso 7, il cuore al verso 8. Il pensiero alla metà esatta dell'antico sonetto, dai, il cuore nel verso 8, poi lo ripete, vabbè, eccedenza rispetto alla metà. Così come eccedente il verso del naufragio, il verso il quindicesimo. Il di più del cuore non si può contenere nella forma sonetto, esce fuori. Perché nell'uomo c'è un oltre che fa spaurire il cuore e costringe il pensiero a fingere, cioè a immaginare l'oltre delle cose. Ora, questa oltre ad essere una supercazzola che non vuol dire una sega, per quel poco che comunque si può tirarne fuori, è completamente sbagliata come interpretazione. Un'interpretazione sentimentalistica della poesia, che tra l'altro Leopardi stesso ha sconfessato più volte, spiegando che l'esperienza che lui vive, che lui descrive nell'infinito è di natura sensistica, cioè materialistica, o che riguarda i sensi, non c'entra un cazzo il cuore, che è l'emozione, non c'entra niente. Non c'entra niente che quello che provi è così grande che non può essere contenuto nella forma sonetto. Non, ok, sono tutte cazzate. Questo è un insegnante, ok? E poi vi dicevo che attribuisce poi a Leopardi queste idee cristiane, cioè Leopardi che mica veramente non ha fatto altro che insultare il cristianesimo praticamente da quando è nato, però ok, spaurire, Giacomo, è il verbo dell'uomo a contatto con qualcosa che lo supera. L'esperienza del sacro genera contemporaneamente meraviglia e terrore, mistero che affascina e fa tremare, bla bla bla. E c'è la tensione tra due poli, carne e spirito. No. È tutto materiale, non c'è lo spirito nell'infinito. Cioè, questa cosa che lui dice del cuore e della mente, in realtà Leopardi le mette solamente per dire che da un'esperienza che parte dalla vista e che quindi poi viene elaborata, dalla vista dell'udito e che quindi poi viene elaborata nel cervello, si estende a tutto il corpo e quindi dà una sensazione totalizzante. Non c'entra niente la carne e lo spirito che poi si fanno tutt'uno, come non lo so, nell'Eucaristia. Cioè, ok. Queste cose sono, cioè, a me fanno ridere, però in realtà sono anche gravi, perché comunque trasmettono un'idea di Leopardi che è completamente falsa. Quindi tu che cosa cazzo insegni ai tuoi alunni? Cioè, ma non tanto perché non si possono dire cose di Leopardi che non corrispondano al vero, cioè non muore nessuno, ok? Uno si immagina delle cose di Leopardi che non sono vere, Leopardi si è rivolta nella tomba, finisce lì. Il problema è che tu quindi, tuo alunno, non impari a leggere correttamente i testi, cioè ti viene insegnato un modo di leggere i testi che è completamente a caso, cioè ci metti quello che ci vuoi mettere tu, non è che ti viene insegnato a fare attenzione alle spie che ci sono nel testo e a quello che l'autore ha detto su quel testo perché Leopardi l'ha scritto, come va interpretato l'infinito, ok? Cioè l'ha scritto. Poi di nuovo l'aggancio, no? Cioè, da Leopardi ai ragazzi, dai ragazzi ai Leopardi. Ecco qua la banalità più assoluta. Ma perché, Giacomo, oggi vedo tanti ragazzi dell'età fatta per immaginare l'infinito in difficoltà a concepire un oltre? Il loro desiderio sembra atrofizzato, eppure possono entrare in contatto con molte più cose rispetto a un tempo. La biblioteca in cui ti perdevi, la natura in cui passeggiavi per... Minchia, è scritto di merda, non c'è la punteggiatura. La natura in cui passeggiavi, per loro ormai stanno in tasca. Scusate, non mi ero accorta di quanto sia scritto male. Vabbè, insomma, loro adesso hanno nel telefono quello che lui aveva nella biblioteca e nel parco e nel bosco, custodito in un cellulare. Forse però questo contatto, non conoscendo ostacoli, siepi, limiti, è solo contagio per prossimità. Anche qua sono parole a caso, cioè, sono parole a caso. I sensi sono ridotti a uno soltanto, la vista. Esaltata sino all'ipnosi, irretita, la rete è anche questo. Da uno schermo che ci porta ad abitare, come qualcuno ha detto, una gabbia di vetro anziché il mondo. Gli piace proprio questo verbo. Sicuramente pensa di essere lui ad averlo coniato, questo uso ridicolo, e quindi lo mette dappertutto. Vorrei soffermarmi sul gioco di parole che secondo lui ha fatto. La vista irretita dal telefono, dallo smartphone, e quindi perché la rete, no, il web. Quindi è fatto per irretire, cioè io non, boh, vabbè, ma poi che cazzo vuol dire? Cioè, il solito luogo comune è il fatto che i ragazzi, siccome adesso hanno tutto a portata di mano, non provano più emozioni quando vanno in un bosco, quando vanno nel mare. Non è vero, le emozioni le provano uguali, identiche a tutti gli altri. Cioè, insomma, il libro è tutto così. Come avrete capito, uno legge due pagine e poi potrebbe anche smettere. Voglio solo leggervi un pezzettino dell'analisi che fa della ginestra, che non è imbarazzante quanto quella dell'infinito, che forse dell'infinito anche di a se stesso sono le peggiori, ma comunque, considerando che parliamo di un testo intanto lunghissimo, in secondo luogo di nuovo ovviamente complesso, in cui Leopardi addirittura espone una sorta di progetto sociale, ecco, a che cosa viene ridotta la ginestra?
Un fiore che cresce nel deserto, come se il deserto fosse la condizione necessaria per evocare l'infinito dentro se stessi e farlo sgorgare attorno a se stessi. No, la ginestra vuol dire un'altra cosa, non c'entra niente con solamente nelle asperità si vede la tua vera forza, cioè perché proprio non è questo il significato. È tutto così. La fragilità delle vite umane rappresentate come formiche che si affannano per sopravvivere, ma sono spazzate via dalla caduta di una mela sul formicaio, contrapposta a tutto quell'infinito, ti spingerà una risata quando l'uomo insuperbisce, ora la compassione quando si abbatte. In realtà questa cosa delle vite umane non c'entra niente con la fragilità, non c'entra niente con... è semplicemente per dire che la natura è matrigna. Non che questa cosa del compararla con l'infinito, cioè sono cose che si inventa lui, sono proprio cazzate. E ovviamente poi qua lui ci sguazza, no? Nel fatto che la ginestra rappresenta il poeta, cioè questo è vero, no? La corretta interpretazione della poesia. La ginestra rappresenta il poeta che, e quindi anche Leopardi stesso, no? Che tramite la conquista ottenuta attraverso il riconoscimento e l'accettazione dell'arido vero, riesce a sopravvivere come dire, alle avversità alle quali la natura sottopone l'uomo. Cioè, soltanto se tu ti sei armato di quella filosofia che ti permette di conoscere la verità e quindi non ti illudi più, altro che immaginazioni e illusioni, che proprio vengono completamente abbandonate, soltanto così puoi riuscire a sopravvivere, perché non sei più schiavo della natura, non sei più preda dei suoi giochetti, diciamo così, ma padroneggi completamente il tuo destino perché sai accettarlo. Quindi l'interpretazione della ginestra in realtà è molto meno, ovviamente, molto meno petalosa di come la racconta questo tizio. Però naturalmente, siccome è vero, no, che la ginestra rappresenta il poeta e la ginestra è un bellissimo fiore che sboccia anche nei terreni più, insomma, impervi e inospitali, è un attimo, no, trasformarlo in ecco che qua tu nella tua ultima poesia ci hai voluto proprio dare la conferma del fatto che la fragilità in realtà è la vera forza. La ginestra non è fragile, cioè non è proprio quello il senso, non c'entra una minchia. Ma poi ripeto, cioè, se c'è una cosa che Leopardi ha sempre contro cui si è sempre scagliato era proprio questa cosa della descrizione di lui come fragile, non la sopportava, però ovviamente chi se ne frega di dare veridicità, no? Vi leggo l'ultimo pezzettino perché la conclusione, cioè mi sono dovuta fare una pera di insulina perché era veramente insostenibile. La poesia ci costringe ad abbassare la luce artificiale e torniamo a vedere il mondo mutilato e fragile, non necessariamente, grazie a Dio. Le cose tornano a reclamare i loro diritti, la loro tenerezza, la loro impurità, vabbè, qua c'è un elenco di sostantivi anche piuttosto a caso. E se invece camminare sotto le stelle, divertendosi a contarle come te, Giacomo, fosse la vera posta in gioco per riavere indietro desideri e destini, doni e compiti all'inizio di questo nuovo millennio? Cosa vuol dire? La posta in gioco è... Cioè, cosa vuol dire posta in gioco? Forse non ho capito cosa vuol dire. Se le stelle riuscissero ancora a colpire i nostri occhi, non solo una volta all'anno quando cadono. Credo che avremo più possibilità di costruire la nostra casa su fondamenta celesti. Quelle della nostra unicità. Qui ha voluto usare una bellissima variazione, no? Per non dire di nuovo abitare, costruire la casa su fondamenta celesti, quelle della nostra unicità. Ma poi c'è, come se fossimo... Allora, poi voglio dire, è italiano, non è che mica viviamo ad Hong Kong, dove non so, il cielo non si vede, c'è un inquinamento lumineo. Boh, in Italia penso che le stelle le guardiamo più o meno tutti, in generale gli esseri umani tendono ancora ad apprezzare la natura, cioè questo qua vive in un futuro distopico che si è costruito da solo per potersi poi rappresentare come l'eroe che resiste davanti alla tecnologia. Ma poi costruire la nostra casa su fondamenta celesti, quelle della nostra unicità, cosa c'entra col guardare le stelle? Non c'entra un cazzo. Forse se il nostro lettore, Giacomo, stanotte spegnesse tutte le luci e guardasse il cielo in silenzio, saprebbe che la bellezza e la gratitudine ci salvano dallo smarrimento dovuto alla nostra carenza di destino e destinazione. Non vuol dire niente, non vuol dire niente. Forse se in quel buio luminoso, questo bellissimo simbolo molto creativo, no? Per niente bambo, avesse accanto nel cuore qualcuno, ne scorgerebbe meglio la seducente fragilità, un infinito ferito che chiede cura e riparazione, e capirebbe di essere poeta. Tra virgolette però l'ha messo poeta, cioè chiamato a fare qualcosa di bello al mondo, costi quel che costi. Qua credo che abbia voluto sfoggiare quella miserabile minimo di conoscenza del greco che forse avrà dal liceo classico, cioè il fatto che la parola poeta ha la base, la radice del verbo poieo che significa fare. E quindi ci ha tirato fuori questa cosa che il poeta è quello che fa qualcosa di bello al mondo. Cioè, proprio lo fa al mondo, il mondo, come dire, è il paziente di questa azione, costi quel che costi. In tutto questo io vorrei capire la logica, cioè, perché poi mi domando, ma sono io?
Allora, se tu facciamo, cioè adesso mio, tu spegni le luci e guardi le stelle, cosa che non hai mai fatto perché viviamo in questo mondo orribile fatto di smartphone e le stelle non le guardiamo più, le guardiamo solamente nei video, no? Cioè guardiamo le foto delle stelle invece di farcene alla fine. Spegniamo, guardiamo le stelle. E quindi vedere tutta questa bellezza ci renderebbe grati e questo ci salverebbe dallo smarrimento dovuto al fatto che non abbiamo un destino, perché non avere un destino dovrebbe essere negativo. Comunque, se poi guardare le stelle, c'hai anche qualcuno in fianco a te, perché ovviamente tutti quanti vogliamo l'anima gemella, l'amore, eccetera, eccetera. Vedremmo, no? Se abbiamo qualcuno a fianco, vediamo la fragilità seducente di che cosa? Del cielo? Cioè, che cazzo, non è fragile il cielo? Vabbè. Questo infinito ferito che chiede cura e riparazione. Perché? Da cosa è ferito e perché dovremmo ripararlo noi? E a quel punto allora noi capiamo che siamo poeti anche noi perché dobbiamo portare la bellezza nel mondo, anzi proprio fare al mondo qualcosa di bello. Cioè, sono solo io che penso che sia una supercazzola e non, in realtà non stia dicendo niente. Forse allora saprebbe questa ipotetica persona che si degna finalmente di guardare le stelle, che solo uno è il metodo della faticosa ed entusiasmante arte di dare compimento a se stessi e alle cose fragili per salvarle dalla morte. Indovinate qual è? L'amore! E beh, cos'altro poteva essere? Questo è il segreto per rinascere, punto a capo. Questa è l'arte di essere fragili. Alla fine della fiera ti devi innamorare, guardare le stelle con il tuo fidanzatino, ed ecco che sei diventato tale quale leopardo. Cioè, tu prende tu. Tutta l'opera di Leopardo, mi stavo anche soffocando, forse il mio corpo mi dice ti prego uccidimi, tutta l'opera di Leopardi poi alla fine si riduce a questo, perché questa è la conclusione, lo so, vi ho fatto uno spoiler molto brutto, o forse vi ho fatto un favore perché così non lo leggerete mai, poi c'è anche un PS, no scusate, questo me l'ero perso, ma francamente non mi degnerò neanche per sbaglio di leggerlo, quindi alla fine tutto questo grande insegnamento di Leopardi si riduce a devi amare. L'amore ci salverà, l'amore ci permetterà di vedere le stelle e di diventare poeti. Quindi alla fine della fiera Leopardi perché era un grande poeta? Perché amava. Questo, ripeto, è un libro che molti professori ritengono di far leggere agli studenti come propedeutica allo studio di Leopardi. Così, chiudo su questa nota triste perché non ce la faccio ad aggiungere altro, anche se scusate, appena ho buttato l'occhio sulla fine del PS dice Leopardi, ti voglio bene, arrivederci, cioè vabbè, basta, non ce la faccio, spero di avervi fatto divertire almeno anche solo la metà di quello che io invece ho sofferto per leggere questa merda di libro.